La musica una volta era tutta contemporanea. Cosa vuol dire che era tutta contemporanea? Che i compositori scrivevano musica quotidianamente. Johann Sebastian Bach scriveva, per esempio, in continuazione, ha lasciato moltissima musica scritta perché doveva scrivere proprio musica che si usava in chiesa, in continuazione. Questo fatto per cui noi siamo abituati ad ascoltare musica del passato non viene poi da millenni fa, viene da è nato poco tempo fa, è nato nell'Ottocento. Infatti volevo parlarvi non troppo lungamente, ma brevemente, ma in maniera saliente, chissà cosa ho detto, di Felix Mendelssohn. Felix Mendelssohn è uno che ha scritto, fra le altre cose, la marcia nuziale. Questa... Ma insomma non è solo questo, naturalmente ha scritto delle cose bellissime. Io personalmente ho un amore per una cosa che ha scritto per violino e orchestra, il concerto per violino in Mi minore. Non lo possiamo fare tutto, anche perché, come avrete notato, non c'è il violino e non c'è l'orchestra, e insomma non si può fare proprio, andiamo avanti. Felix Mendelssohn era un famoso direttore d'orchestra, ha avuto un'intuizione, cioè si è detto: ma perché dobbiamo continuare a dirigere musica nuova, a scrivere musica nuova, quando la musica del passato, di gente che non c'è più, può ancora raccontare qualcosa a noi contemporanei? E per la prima volta nel 1829 a Lipsia, dove lui era direttore, dove esordiva come direttore d'orchestra, ha deciso di mettere in programma la Passione secondo Matteo di Bach, appunto, che altrimenti sarebbe stata non persa, ma sarebbe stata, come molta musica, una partitura che i musicisti avrebbero studiato ma che il pubblico non avrebbe più ascoltato. Quello che volevo dire è che dal 1829 in poi, quindi non da molto tempo, la musica a un certo punto è diventata musica classica, cioè si è cominciato a parlare di repertorio e di interpreti. Ed è una novità, perché prima la gente soprattutto suonava musica che aveva scritto. Mozart scriveva tantissimo, scriveva la propria musica, ne scriveva talmente tanta che si copiava da solo, la gente non se ne accorgeva perché non c'erano i dischi. Rossini scriveva tantissima musica, ma ancora oggi ci sono stati compositori del secolo scorso che scrivevano talmente tanto che si riciclavano, anche in maniera molto ingenua e naif, come Nino Rota, di cui credo l'anno scorso o quest'anno, e non lo so, e quindi ve lo dico, quest'anno ricorre un centenario, Nino Rota ha scritto questa famosa colonna sonora del Padrino. Perché non ha preso l'Oscar Nino Rota? Grazie. Un applauso a Nino Rota. È uno dei più grandi compositori che abbiamo avuto, non solo per quanto riguarda la musica da film. Non ha preso l'Oscar perché l'Oscar viene dato alla miglior colonna sonora originale e Nino Rota, perché era, credo, questo è il mio parere, molto naif, quando è stato telefonato, così si diceva all'epoca nel 72, è stato telefonato da Francis Ford Coppola, ha aperto il cassetto e ha detto: questa non l'ha sentita quasi nessuno, gliela do. E invece purtroppo qualcuno si era accorto che quella colonna sonora Nino Rota l'aveva già usata in forma diversa, e tra l'altro in una versione abbastanza bandistica, in un film che si chiamava Fortunella, un film di Edoardo del 59. Io per esempio non lo sapevo, non sto facendo quello che sa il saccente, il saccione, come si diceva proprio nel 72, ma una notte ho visto questo film che inizia con una bellissima veduta di Roma e questa musica. Inizia veramente così. Questo per dire che lo stesso Nino Rota, come Mozart, si trovava a scrivere talmente tanta musica, musica per il teatro, canzoni per il giornalino di Gian Burrasca, sinfonie, concerti per pianoforte e orchestra, che a volte prendeva e si copiava da solo. Mozart lo faceva in continuazione e non c'era...
nulla di male, nel senso che si tratta in fondo di fare la cover di se stessi. La cover non è la coperta, la cover è un modo di dire che si usa anche nella musica moderna quando uno fa le cover. Le cover vuol dire eseguire il brano di un altro. Yesterday, che non ho scritto io, come qualcuno pensa, ma l'hanno scritta i Beatles. Yesterday, per esempio, è la canzone più suonata nel mondo. 3.000 versioni si contano di Yesterday. Ci sono cover di alcuni brani che sono più famose dell'originale. Summertime è un brano di George Gershwin, ancora una volta, scritto per un'opera serissima, Porgy and Bess, ma molti la ricordano e l'andranno a vedere da un momento all'altro su YouTube, cantata da Janis Joplin. My Way, che è quella che ricordate, che mi piace molto, quindi la faccio. And then my hand is near. Tutto questo era per cantare My Way. Io sono partito da Mendelssohn per poter cantare My Way, questa è la verità. And so I face the final curtain. My friend, I will say it clear. I'll state my case, e la so anche tutta. Of which I'm certain. Questo per dirvi che ad esempio questa canzone che voi conoscete nella versione di Frank Sinatra, na 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 na, in realtà altro non è che una canzone francese.